Una piccola variazione al programma piccola piccola, ecco, per non iniziare con l'impatto musicale, il primo numero sarà quello che voi avete segnato nel numero 3, se non sbaglio, l'intervento del preside, del professore Donino Piperno, che chiamo qui vicino a me. Dovete perdonare ancora di una cosa, per la mia emozione. Grazie e buonasera. La stagione concertistica degli incontri musicali mediterranei, allestita quest'anno con molta delizia e molta cura dal direttore artistico Gianfranco Russo, ospita, come sappiamo, nella prestigiosa Accademia di Belle Arti Fidia qui a Stefanopoli un'interessante manifestazione artistico-musicale che si inquadra peraltro nelle manifestazioni, di tante altre manifestazioni che nel tempo hanno avuto luogo in diversi punti della Calabria in omaggio del valente musicista quale è stato il maestro Matteo Puzzello. In tal senso la manifestazione di questa sera intende scrivere una interessante pagina di storia locale per omaggiare, per inquadrare meglio i riflettori della memoria sui ricordi di un prestigioso personaggio che ha legato il suo nome all'arte sublime ed immortale della musica, rendendosi così degno di essere iscritto nel Pantheon degli artisti, dei promotori culturali della nostra terra di Calabria, divenendo così a buon diritto di essere annoverato tra i figli migliori di questa terra. E allora è necessario tracciare un brevissimo profilo biografico dell'uomo e dell'artista per ricordare con delle notazioni schematiche quello che è stato il maestro Matteo Puzzello e quella che è stata la sua produzione artistica. E diciamo subito chi è stato il maestro, ma lo diciamo soprattutto per le giovani generazioni che non lo hanno certamente conosciuto, ma molto probabilmente non ne hanno neanche sentito parlare. Il maestro Matteo Puzzello è stato compositore, direttore d'orchestra e maestro di musica nel tempo libero. È importante sottolineare questo aspetto perché il maestro Matteo Puzzello faceva tutt'altra attività, quindi possiamo dire non viveva di musica, ma viveva per la musica, perché era fortemente appassionato e innamorato della musica. Nasce a Monterosso Calabro il 17 novembre del 1907, un musicista nato. Dal momento che già, dice la sua biografia, ad 8 anni manifesta la passione per la musica suonando a quella tenera età nella banda musicale del suo paese nativo, Monterosso Calabro. A 12 anni, 1919, possiede già alto
è forte il senso del patriottismo e lo esprime alla sua maniera, come con il linguaggio della musica. Compone infatti agli albori dell'adolescenza la sua prima scrittura musicale, una marcia dal titolo A passo nel Trentino, per onorare i soldati italiani che avevano combattuto al fronte nella prima guerra mondiale, a 12 anni. La sua innata inclinazione per la musica non è lasciata così, per così dire, allo stato della spontaneità pura. Il maestro sente il bisogno di disciplinare questa sua passione, sottoponendosi alla disciplina degli studi, per cui affina il suo naturale talento a Catanzaro sotto la guida del famoso maestro Mazzocca. Diviene così un eccellente e versatile compositore di opere sinfoniche, religiose, patriottiche ed anche di musica leggera, ci si dice di musica pop. Egli annovera nel suo prestigioso curriculum oltre 200 composizioni, parte delle quali sono ancora inedite. In particolare ricordiamo l'opera polifonica La Messa, in occasione scritta composta del Natale del 1945. La sinfonia dal titolo Trieste Libera, ritorno al patriottismo, composta nel 1953 per la liberazione di Trieste. Compone una solenne e dolcissima Ave Maria e poi diversi inni e marce per complessi bandistici. Tra le composizioni di musica leggera si segnalano, per il successo che hanno avuto di pubblico e di critica, Notte San Lucidana. Le parole di questa canzone sono del poeta Clemente Selvaggio. Fu appositamente scritta nel testo e nella musica proprio per partecipare al famoso Lucival Festival di San Lucido del 1955. Vince il primo posto con enorme successo della critica nazionale. Si occupò di questa composizione il famoso, perché è a tiratura nazionale tuttora e si stampa a Roma, il famoso quotidiano Il Tempo. Così scriveva all'epoca il giornalista recensore della composizione. È certamente la più bella canzone ascoltata, non solo per l'evidente motivo sentimentale, ma per l'atmosfera che crea la bellissima musica del maestro Puzzelli. C'è poi la canzone Serenata dal mare. Con questa canzone il maestro varca i confini regionali e si conferma musicista di caratura nazionale, perché questa canzone è ammessa a partecipare all'allora Festival di Como, che per importanza e per fama era alla pari del nascente allora Festival di Sanremo. Poi la canzone Celeste Sinfonia, ancora oggi ricordata e molto apprezzata.